Bentrovati. La lunga e difficile questione dei mosaici della Villa del Tellaro. L'ultimo episodio, ma è un episodio che non si lega né con la fruizione, né con il degrado, né con l'abbandono delle tessere musive del mosaico pavimentale, è quella dei cani. Una questione tirata fuori da alcuni movimenti che è stata però ripresa anche dalla soprintendenza e dal comune di Noto, perché c'è tutta una vicenda che lega, a proposito della gestione della fruizione, la soprintendenza al comune di Noto. Ora, a seguito di questa accesa polemica, l'intervento del sindaco Corrado Bonfanti, che ha proposto, se c'è l'incapacità a gestire questi mosaici, facciamo noi, affidiamola direttamente ad una cooperativa di esperti, diamo la possibilità di una fruizione tutto l'anno, ma unita alla fruizione anche la possibilità di poter guidare il turista all'interno di questa meravigliosa villa che espone lungo la strada che collega Noto a Pachino proprio le tessere musive del IV secolo d.C. Ben trovato, sindaco. Grazie, direttore, ben trovati ai nostri web ascoltatori. La tematica, così come è affrontata, sembrerebbe esclusivamente legata al fenomeno del randagismo. Io voglio innanzitutto distinguere in questo aspetto legato alla denuncia della presenza dei cani randaggi due cose fondamentali. La prima è che gli interventi sono stati fatti, c'era la presenza di una cagna con dei cuccioletti e sono state assicurate le cure e le sistemazioni come è previsto in questo caso. Ed è un po' legata alla parte dell'ingresso del piazzale antistante appunto la struttura che ospita i nostri mosaici. L'altro aspetto che mi sembra, ripeto, difficile da valutare in questa direzione è che molti non sanno, ma che è bene sottolinearla, i mosaici sono all'interno di una copertura per tutto il perimetro aperta a ciò che rappresentano un po' tutti i fenomeni atmosferici, vento, pioggia, sì. Quindi acqua, umidità e quant'altro. Per cui dalla campagna, perché è prospiciente ad un terreno incolto, quindi piena campagna, i cani possono arrivare dentro i mosaici ed balzare sopra le tessere, come lei ha detto. E questo non è fenomeno di randagismo. Perché se noi dovessimo andare a combattere un fenomeno di randagismo legato ai cani che si trovano nelle campagne, allora questa situazione sarebbe assolutamente paradossale, nello stesso tempo fuori dalle logiche proprio della gestione degli animali, dei nostri animali. Per cui bene nel momento in cui si trovano delle bestioline che hanno una loro collocazione in ambiti in cui la presenza umana è forte, anche di bambini, e si ravvisa una certa aggressività, perché se non c'è una docilità dei nostri cani non vedo perché bisogna portarli via dai luoghi, dai quartieri o dai luoghi dove vivono tranquillamente. Quindi la presenza dell'aggressività, la presenza delle persone, quindi di una forte presenza di persone che frequentano quei luoghi, ma in piena campagna, in mosaici che sono ormai da decenni in struttura assolutamente inadeguata, soggetta all'intemperie, soggetta alla presenza di qualsiasi tipo di animale, anche degli uccelli che entrano, nidificano e possono sicuramente poggiarsi all'interno dei mosaici. Beh, ritengo ancora una volta che intervenendo come è intervenuta la sovrintendenza, diciamo in generale, ma chi ha poi la gestione del sito, facendo una comunicazione al sindaco ufficiale in cui si chiede di intervenire per il fenomeno del randagismo, mi ha dato fortemente il senso di un modo per non affrontare definitivamente, così come tante volte ho detto, la problematica quella più seria. Perché se insieme ai mosaici del Tellaro abbino anche il parco archeologico di Eloro, totalmente chiuso e abbandonato, beh, allora mi rendo conto che qua c'è un problema proprio di gestione e di valorizzazione dei nostri siti, che sono poi la nostra ricchezza.
Allora, fino a quando è il comune che può gestirli come sta facendo, e beh, allora vi è un'offerta, vi è un'organizzazione, vi sono cooperative di giovani che conoscono le lingue, che accolgono, che sanno descrivere i luoghi, che si appassionano nei luoghi, e quindi la fruizione diventa una fruizione assistita che ha un senso e anche un aspetto economico non irrilevante. Quando invece vi è la sovrintendenza, ripeto, con tutte le problematiche che sono legate al caso, perché non è che c'è una volontà di non valorizzare questi luoghi, o c'è la volontà di boicottare ogni fenomeno legato alla riqualificazione e all'attività turistica culturale su questi luoghi, c'è l'impossibilità. Spesso le responsabilità vengono declinate e rimbalzate da una parte e dall'altra, quindi c'è l'impossibilità. Beh, definitivamente, ma non dico per Noto, ma per tutta la Sicilia, si arrivi ad una verifica di tutti questi nostri meravigliosi siti e alla possibilità che vengono ai comuni che ne fanno richiesta, che hanno un senso di accoglienza, che hanno un senso di organizzazione del territorio sotto l'aspetto turistico e culturale, vengono assegnati al comune come ente gestore. Sarà il comune poi a disciplinare quella che è l'attività legata, può gestirli direttamente, può gestirli attraverso cooperative di giovani, come dicevo, può comunque tutelarli in maniera più adeguata, anche perché gestire significa poterli rendere tali e come luoghi di grande interesse intervenire anche investendo quattrini per la pulitura, la sistemazione, la messa in sicurezza e tutta una serie di situazioni. Sì, mi perdoni, da un decennio c'è anche un altro capitolo aperto che ha diviso in due la città e non solo la città. Lei è favorevole ai mosaici lasciati laddove si trovano o è più propenso a portarli in città dove c'è una maggiore visibilità, una presenza di turisti che arrivando si trova anche questo giacimento naturale nella città di Noto, o è invece favorevole a lasciarli lì dove però, come si sa, mancano tantissimi servizi? Allora, sotto questo punto di vista le mie idee sono chiarissime. Così come è chiaro il concetto per cui vorrei, desidererei che questi siti venissero gestiti in maniera diversa rispetto all'attuale, e quindi su questo non voglio ritornare, ma ne faccio ormai una cavallo di battaglia su quella che può essere una politica di gestione dei siti. Lo insegna anche l'attività fatta dal ministro Franceschini a livello dei più importanti musei nazionali, dove attraverso un management privato si è riusciti non solo a non disperdere milioni di euro di risorse, ma a andare in utili attraverso la selezione di direttori di museo ad altissimo livello internazionale, che hanno portato con le loro esperienze, la loro organizzazione, non solo il museo a livello di duplicare le visite, ma anche con una gestione, ripeto, economica assolutamente in positivo. Quindi questa esperienza deve essere portata nei territori attraverso l'iniziativa che ho detto. Allora, innanzitutto è necessario che, se è possibile, fare gli interventi di carattere strutturale per organizzare quel sito in maniera più adeguata alla tutela dei nostri mosaici, quindi significa giusta illuminazione, quindi quantità di luce che accende durante il giorno, giusta temperatura, sistema di, come dire, di fruizione adeguato per la valorizzazione, quindi con le altezze giuste per come dire, vedere meglio, osservare meglio le trame, i disegni e quant'altro. Io sono dell'idea che devono rimanere dove si trovano. Nel momento in cui ciò non è possibile con i mosaici in loco, un trasferimento in città, come fu fatto nel 2002, dopodiché sistemazione del sito e ricollocare i mosaici definitivamente in quello che è il loro luogo naturale. Su questo io sono pienamente convinto. Però che si faccia, cioè, non è possibile che ancora oggi non si riesce ad avere una sorta di prospettiva futura su quello che sono le basilari iniziative che si possono fare. Allora, il sindaco in questa cosa può protestare, fare lettere, fare comunicazioni, dire la sua, chiedere che si intervenga, ma non ha altra voce in capitolo, che si sappia.
Per cui la responsabilità di capo di questa amministrazione e capo di questo territorio mi dà proprio il senso oggi di una disarmante attesa, che è quella di chi magari viene criticato dai turisti che trovano inadeguato luogo e ricettività del luogo e nello stesso tempo impossibilità di poter intervenire per migliorare le cose. Ecco, questo aspetto spero che possa essere preso a cuore da chi può avere la voce in capitolo per arrivare ad una soluzione definitiva. Così non possiamo andare avanti, così possiamo solamente danneggiare ancora una volta l'immagine meravigliosa del nostro territorio e delle nostre ricchezze. Grazie Sindaco, grazie a quanti ci hanno seguito, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni. Buonasera a voi e buonasera a tutti i web ascoltatori.